della Galleria Fantasma e dell'anno 1912. Eccoci qua di nuovo. Perciò è antica. Tutto quello che ha più di 100 anni viene considerato antico. Ormai su questi binari non viaggia più nessun treno. Una distesa di verde, ragazzi. Ho dovuto camminare per chilometri per trovarla. Alla fine sono riuscito. Su Google Maps sono riuscito a trovarla, ma non è segnata. In poche parole, non esiste. Ok? Per questo gli ho dato il nome La Galleria Fantasma. Non c'è. Se non la trovi sulle mappe, non esiste. Ok ragazzi, questo è il paesaggio. Guardate qui com'è cresciuta la vegetazione. Non si vedono neanche più i binari. È tutto pieno di margherite. Sono più alte di me alcune, pazzesco. Guardate. C'è più niente, c'è solo natura. Guardate. Ok, qui i binari non si vedono più. Vedete qui? Qui sotto, come vedete, ci sono i binari nascosti. Decido dove andare. È una vita che non passa più un treno da qui. Andiamo un po' avanti. Vedete laggiù? Lo vedete? Eccolo lì. Eccolo qua. Trovato. Non è stato per niente facile trovarla. Qui ragazzi mi sto preparando per entrare nella galleria. Eccolo qua. Ok ragazzi, quella è la nostra prossima tappa, ok? Eh sì, ho dovuto fare un casino di chilometri per arrivare alla galleria. Questo è un ponte antico pure lui. Guardate, ce n'è un altro laggiù. Qui vi faccio vedere qualcosa di strano, ragazzi. Guardate la segnaletica sopra, sulla sinistra. Ci sono quei tre, quelle tre luci rosse. È impressionante. Cioè, qui è completamente abbandonata. E lì è rosso. Ci pensate, scatta verde. Ok? Comunque è strano. Speriamo che non diventi verde, ok ragazzi? Andiamo avanti. E io
Non vi svelo dove sono, ragazzi, ok? Non per qualcosa, non prendetela male. Passa una ragazza a cavallo, vedete? Questi sono ancora i resti che sono rimasti della vecchia ferrovia. Sta andando via. Ci avviciniamo sempre di più alla Galleria Fantasma, ragazzi. È costruita tutta con mattoncini pieni. Sì, dentro i mattoncini sono di colore verdastro. Pian pianino la natura, con la luce, entra dentro. Pazzesco. Questa galleria non esiste, ragazzi. Ce n'è un'altra più a monte, quella troverete, è 4 volte più grande, entra proprio dentro la montagna e sparisce. È segnalata come galleria antica su Google Maps. Ancora poco, ragazzi, ok? Tra poco si entra. Questa è una segnaletica ormai in disuso. Qui alcuni pezzi. Ok, ci siamo quasi. Qui è prima di entrare nella galleria. Guardate le radici enormi. La vegetazione si sta prendendo il muro, guardate. Pazzesco. Guardate, ha più di 100 anni, dispersa nel nulla. Pazzesco. L'ho trovata dalla strada. È l'unica foto su Google Maps, se no non c'è niente, non è descritta. La devi trovare e basta. Che dite? Entriamo? Entriamo allora. Ha un aspetto molto cupo. È antica. Guardate la galleria quanto è grande. Attraversa tutta la collina e sbuca dall'altra parte. Pazzesco. Qui sto facendo delle prove con la telecamera. Ok. Proseguiamo. Impossibile o molto difficile a credersi, inaccettabile sul piano dell'intelletto e del giudizio, assurdo, inconcepibile, inverosimile.
Casomai dovesse succedere qualcosa, una si rifugiava. È tutto fatto così, con queste piccole, piccoli mattoncini. Però è vero, dà la sensazione che da un momento all'altro stia per passare. Perché arrivano degli strani rumori dalla strada giù in fondo. Andiamo avanti, ragazzi. Lì. Forse per ripararsi se succedeva qualcosa. Numero 9. Qui. Vedete? Fatto così, ad arco. Ok. È impressionato però, Mamma mia. Il treno passava giusto giusto. Ok. Per rifugiarsi qui, non lo so. Si vede niente, si sta scaricando la batteria, che sfiga di merda. Mi sono avvicinato un po', avanti, fantastico, impressionante, devo farlo. Eccomi qua, sano e salvo. Non avrei mai pensato di trovare un tunnel ferroviario abbandonato. Prima volta. Spettacolare, ragazzi. Ok, andiamo, ragazzi. Ok, ragazzi, non è finita qui. L'avventura va ancora avanti e vediamo cosa ci aspetta laggiù in fondo. Ok? Ok ragazzi, io entro nella luce, ok? Ci vediamo dall'altra parte. Questa è la sbarra che andava su e giù quando passava il treno, ragazzi.